Ci siamo? 20:45 in punto, via partiti! È iniziata la semifinale di andata della Team Cup 2012-2013, Juventus-Lazio. A correre Hernanes su Pogba, sulla destra è pronto Gonzales, adesso la Lazio respira e si fa vedere le parti di Storari, pallone dentro, è ottimo, colpo di testa dentro, verso Mauri, poi Storari, si perde il pallone e davanti c'era Floccari che è intervenuto. Sesto Giaccherini della bandierina, pallone dentro e Pogba di testa mette ancora apprensione. Poi dentro per Lulic, dentro c'è Floccari, può andare al cross a Lulic, può andare direttamente al cross, poi ancora Lulic dentro, verso Hernanes, e praticamente è stato abbattuto un difensore della Juventus. Poi Mauri, sempre largo Lulic, è sempre libero, bisogna sfruttare ancora questa possibilità. Lulic, pallone dentro, Mauri, e il pallone che finisce sul fondo, si salva la Juve, ma con tantissimo affanno. Sombrero all'indietro, poi deve andare via il pallone Giacchi. Carini e Marchetti la tiene da fuori. Avanza ancora Marrone per effettuare il lancio lungo verso Matri e Marchetti si esalta con un altro intervento straordinario. Che portiere Federico Marchetti. Poi tocco per Marchisio ancora dentro di testa e il pallone finisce dentro. Finisce dentro il gol di Peluso. Gol di Peluso al 18esimo. Non ci voleva sinceramente. Juve che adesso avanza con Matri, pallone dentro verso Vidal, Lulic va a chiudere, Vidal, palo, la palla resta lì, è un po' di fortuna, si caccia via il pallone, bene, ancora poi Barzagli si propone, su di lui Siani, fa a terra Barzagli, cross dentro, la palla resta lì, ancora Vidal sul fondo. Lazio fortunata, ma ci vuole, ci sta anche la dose di fortuna. Poi Vucinic con il destro verso Vidal, Marchetti, altro miracolo straordinario. Ma che partita che sta facendo Federico. Bacandreva, pallone dentro, la palla filtra e la palla finisce in rete. Il gol di Stefano Mauro, il capitano. 1-1, 1-1 all'86esimo e la Lazio va a pareggiare e va a esultare sotto il settore ospiti biancoceleste. Esultanza grande per la Lazio con il gol del capitano. La palla è sbucata in mezzo alla selva di gambe. Caceres, sale la Juve, ultimi 30 secondi, bisogna resistere ancora per 30 secondi. De Sceglie, largo per Giaccherini, sale Zana, pallone dentro, sta per arrivare Vucinic, la palla resta lì, Radu, e poi la Lazio si salva ancora, deve scattare via ancora Candreva, deve mandare via il pallone, lo fa in tutta calma, poi ancora Gonzales, quindi Floccari tocca con un braccio, forse Caceres, anzi c'è il fallo di Caceres direttamente su Floccari, e quindi calcio di punizione, quando mancano 5 secondi al termine di questa partita, e si può dire che siamo oltre già il tempo concesso dall'arbitro, 48-02. Parla chiaro e difatti D'Amato fischia la fine, 1-1 allo Juventus Stadium fra Juventus e Lazio. Petkovic entra in campo, vuole dare a stringere la mano ai suoi giocatori, è stata una prova di grande sacrificio, di grande volontà della formazione bianco-celeste. Vantaggio juventino con Peluso, il pareggio di Stefano Mauri.